Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati. Oggi voglio approfondire un argomento relativo ai modi delle scale. Questa, diciamo così, lezione di ripasso la vado a creare proprio per alcuni miei studenti che mi hanno chiesto di magari proporre un esempio e far capire meglio loro cosa significa suonare modale, che cos'è suonare modale quando si parla di scale. Molto spesso questa cosa viene un po' fraintesa. Ora ti chiedo, porta pazienza, ti faccio vedere un semplice esempio di una sequenza di accordi che ho messo giù. Ci sono delle divisioni ritmiche un po' particolari, 4 quarti, 5 ottavi, 7 ottavi, ma andiamo oltre rispetto a questa cosa. Ascolta un attimino e poi entriamo nel dettaglio a spiegare esattamente che cosa significa suonare modale. Vediamo un attimino. Molto bene, quindi in quello che ho appena dimostrato, che cosa sono andato a fare? Prima di tutto si dovrebbe percepire una grande differenza tra quella che è la sonorità di un modo, tant'è che nel video ho proprio messo anche la successione di accordi dove vado proprio anche a scrivere, per cui non puoi non aver visto questa cosa se hai visto il video, dove c'è proprio accordo e relativo modo. Ora voglio farti pensare ad una cosa: quando noi suoniamo qualsiasi brano o andiamo a scrivere qualsiasi tipo di brano, noi principalmente andiamo a pensare alle cadenze, quindi alle successioni di gradi all'interno di una determinata tonalità. La prima cosa più banale, non importante, ma piuttosto diciamo ormai così conosciuta, è una cadenza, quindi una successione di gradi 2, 5, 1. Quindi secondo, quinto, primo grado di una determinata tonalità. In questo caso Re minore 7, Sol dominante, chiaramente 13, e Do maggiore 7, per cui in questo caso abbiamo fatto una cadenza 2-5-1. Ora, pensa che quando io vado a suonare una determinata cadenza, non sto utilizzando un modo di per sé, perché ho una successione di gradi all'interno magari del brano che sto scrivendo, che può essere semplicemente primo grado, secondo grado, perdonami, sesto grado, secondo, quinto grado, quindi il giro di Do, ok? Però
pensa che ovviamente nell'esempio da me riportato, come ci sono ad esempio Flying in a Blue Dream di Gio Satriani e tanti altri brani, perché in questo momento ho fatto un esempio all'inizio Lidio per cui l'ho associato a quel brano, io non vado ad utilizzare una successione di accordi all'interno della tonalità, per cui non c'è una determinata cadenza, ma è una cosa piuttosto tipica. Pensa soltanto So What di Miles Davis, ci sono semplicemente due accordi, uno si sposta poi di un semitono in avanti rispetto a Re minore 7, Mi bemolle minore 7, per cui abbiamo due centri tonali generati fondamentalmente da due soli accordi, per cui non è una cadenza 2-5-1, 1-6-2-5, 2-5-4-1, ce ne sono così tanti, no? Da plagali, non plagali, eccetera. Ora, che cosa sono andato a fare? Nel primo esempio, quindi nella successione, vado a utilizzare questo accordo. Questo accordo ha un determinato colore che noi intendiamo proprio come lidio, perché è un accordo maggiore 7 con l'undicesima aumentata. Per cui quando io avrò fisso un colore di questo genere, vado già ben a comprendere che su questo accordo, dove l'ho messo giù, comunicherò una sonorità lidia, del modo lidio, in questo caso di Mi. Ok? Per cui ha proprio la forma della scala, te la faccio vedere al dodicesimo tasto, ha proprio questo colore, no? Per cui da questa scala noi siamo riusciti a ottenere questa forma di accordo, un accordo maggiore undicesima aumentata. Dopodiché che cosa ho fatto? Ho preso e ho formato questo accordo. Vedi che è un accordo Sol maggiore undicesima aumentata, dal quale a una terza di distanza io riotterò sempre la scala lidia. Ok? Per cui vedi che porti sono identici, ma fondamentalmente hanno un centro tonale diverso, perché uno è Mi lidio, l'altro è Sol lidio. Quindi che cosa significa suonare in questo caso modale? Significa che io non ho, come ho detto inizialmente, una cadenza in relazione a una tonalità, ok? Di può essere Re maggiore, Mi maggiore, Do maggiore, no. In questo caso io ho fisso un accordo da un determinato colore, quindi con delle addizioni a questo accordo, che mi daranno la possibilità di creare una sonorità, una melodia in relazione all'accordo stesso. Ovviamente ho attuato una serie di escamotage per poterne inserire altri. Ti faccio un esempio. A un certo punto io vado a utilizzare questo accordo. Vedi che è proprio La bemolle minore 7. In questo caso io avrò un 2, 4, 2, 4, perché cromaticamente io riesco in questo modo a mettere un lidio. Vedi che mantengo sempre lo stesso colore con determinate note al canto, laddove mi è consentito lo faccio, laddove no, in questo caso ho sempre un 2, vedi, Si bemolle minore 7, che chiude su Si 11 sempre, per cui io ho in entrambi i casi un 2, 4, 2, 4, a 2, a 4. È come se io avessi cambiato fondamentalmente però quattro tonalità, perché nel primo accordo, vedi che vado a utilizzare, perdono, devo guardarmi le mani, questa forma di scala che è come se fosse un Sol bemolle maggiore, ma è un Dorian, perché ho solamente questo accordo. Ok? Chiaramente su questo successivo accordo io vado a utilizzare quello che è un modo lidio, chiaramente di La. Ci sono proprio dentro le note della scala lidia, che non è la scala maggiore, perché qui la scala maggiore non ci starebbe. Ecco perché abbiamo un grado maggiore, ma con la quarta aumentata. Anche in questo caso un secondo grado, quindi Si bemolle Dorian. Lo senti, lo vedi? E in questo caso lidio sempre di Sol. Ecco,
per cui questa cosa non può essere, diciamo così, fraintesa. Ho cercato di essere piuttosto chiaro. Che cosa ho fatto? Dopo ho messo dentro un accordo minore di Mi, minore 7, e sono andato a far sentire quello che è il colore dorico di Mi, in questo caso. Per cui, soprattutto, vado a inserire la sesta maggiore su un accordo minore 7 e sono andato, come hai visto dall'esempio e dagli accordi che sono apparsi, a usare un modo dorico di Mi. Per cui, lidio di Mi, lidio di Sol, 2-4, 2-4, è come se avessi cambiato quattro tonalità, però è molto rapido, infatti l'ho fatto a 5 ottavi per dare un po' di spritz. Vado a Mi minore 7, sesta maggiore, per cui in questo caso io lì vado a suonare una scala dorica. Dopodiché, che cosa vado a fare? Estremizzo. Faccio semplicemente questa cadenza, come se fosse questo colore. E questo suono noi lo associamo, semitono, quindi minore a semitono di Fa, come a una frigia, terza aumentata. Per cui ha proprio questo. È uno dei modi della scala minore armonica. In questo caso ha una funzione al quinto grado, è piuttosto stabile, e noi siamo andati a colorarlo con questo esempio. Per cui, questo per farti capire, poi approfondiremo in altri contesti, ma che cosa ti ho dimostrato? Ho scritto un pezzo bruttissimo, di 2 minuti osceni, ma cazzo, chi se ne frega? Ma la funzionalità è che a una determinata cadenza e a una determinata serie di accordi io riesco a estrapolare il colore di una scala. E ho cercato di metterne giù tante insieme. Di solito già quando hai un Lydian mode riesci a scrivere un brano, ma non è costante per 3 minuti solo su quella scala. Ci sono poi cadenze, magari successioni di accordi, che generano quindi dei cambi o anche di centri tonali o comunque delle melodie che si diversificano e portano ad avere un ritornello, quindi un chorus, eccetera, eccetera. In questo caso ho voluto estremizzare per farti capire che cosa significa effettivamente suonare modale, che non è suonare sul giro minore di La, sul giro maggiore di Do. Per cui la successione di cadenze sono proprio molto, molto relative, molto minimali, ok? L'ho dimostrato proprio nel 2-4, 2-4, ok? Anche perché il 2-4 non ce l'abbiamo, anche nel giro di Do maggiore, se vogliamo. Sono due sottodominanti, no? Per cui cambia poco, diciamo, l'uno all'altro. Spero di averti dato abbastanza aiuto in questa riflessione. Ci vediamo alla prossima e in bocca al lupo!